a 3.09 per Mirko Balducci, che soffia la terza posizione a Mirko Pirazzoli con la FRM Factory Racing Team, che era stato terzo per lungo tempo, ma nell'ultimo chilometro Mirko Balducci ha deciso di attaccare. Ci teneva, sentirete poi nelle interviste, ci teneva ad arrivare terzo, a fare una bella figura e a chiudere dunque tra i migliori. E poi la quarta posizione, la quinta posizione è quella di Danny Lupato della FRM Factory Racing Team, e poi il resto ovviamente del gruppo. Noi andiamo a vedere un po' anche quello che è la situazione del giro corto, perché ci interessa anche dare uno sguardo al giro corto. Un giro corto che vede nella vittoria di tappa Alessandro Monni con il numero 694. Alessandro Monni è uno dei protagonisti della Gubbio Ciclismo Mocaiana, davanti a Federico Proietti della Soriano Ciclismo numero 608, Luca Tomassini della Petrignano con il 458, Alessandro Chiti del team 13 Bike e poi Michele Bartolucci della Gravity Team di Spoleto. Gravity Team di Spoleto, che è una società che fa gran parte downhill, quindi ritrovarla a fare anche mountain bike ci fa piacere, perché significa che sta crescendo. Sesto sarà Paolo Bellucci del Monte Fiascone, sempre numeroso il Monte Fiascone, e poi Greta Brugger del Velo Club Vital Center con il numero 601, Daniele Romani, Soriano del Ciclismo numero 524, Vanessa Casati del team BMED con il numero 620 e Daniele Sidio del Massa Martana con il numero 507. Beh, questi sono quelli che fanno parte del giro corto, i protagonisti del giro corto. Per quanto riguarda invece la categoria, per le classifiche per categorie, andiamo un po' a vedere quello che è la situazione per capire soprattutto quello che sarà ovviamente l'assegnazione delle maglie. C'è da segnalare con la categoria CT, quella vale a dire la cicloturistica, quelli che hanno fatto la pedalata, li segnaliamo, perché Luca Tomassini della Petrignano Bike è davanti ad Alessandro Chiti della 13 Bike, Michele Bartolucci team Spoleto, Vanessa Casati del team BMED, Daniele Sidio del Massa Martana. Per quanto riguarda invece la categoria donne, quelle che guadagneranno poi la maglia, Elena Gaddoni della FRM Factory Racing Team con il numero 1 con il numero 10 è praticamente davanti a tutti, guadagna dunque la maglia della Umbria Marathon 2012 prima tappa davanti ad Alessia Bulleri della Scott Racing Team e Beatrice Mistretta della Cicli Taddei. Daniela Stefanelli del Velo Club Cicli Cingolani è quarta davanti Alessandra Fatato Cicli Fatato, Ernestina Frosini della Kona Bike e poi Beatrice Balducci Galluzzi Acqua e Sapone. Per quanto riguarda invece la categoria Elite Master Sport, Danny Lupato Factory Racing Team davanti a Marco Cellini Cicli Taddei e Cristiano Taliani della Galluzzi Acqua e Sapone, quarto Matteo Spinetti della Centurion Vaude. E poi abbiamo la categoria Elite Under 23, Jukka Vastaranta Velo Club Cicli Cingolani davanti a Mirko Pirazzoli Factory FRM, Nicola D'Alto della Cicli Olimpia e quarto il nostro Leonardo Caracciolo del Centro Bici Team di Terni e poi Leonardo Chieruzzi dell'Avis Amelia. Quindi mi pare che possa essere una bella classifica questa per quanto riguarda la categoria Elite Under 23. Guardate quanta neve c'è sul percorso, percorso che viene fatto anche a piedi, ci sono persone che si divertono così e che hanno approfittato di questa giornata e soprattutto del percorso segnato dalla Orvieto Wine Marathon per poter fare una giornata di sport. Categoria lievi con Alessandro Monni, Gubbio Ciclismo Mocaiana, che guadagna dunque la sua prima maglia davanti a Federico Proietti Soriano del Ciclismo, Paolo Bellucci Montefiascone, Greta Braugher del Velo Club Vital Center.
E saliamo di categoria per capire poi chi guadagnerà la maglia. Junior Alberto Pignati, Team Energia Casteltrosino, secondo Elia Colella della Pro Bike Racing Team, terzo Alessio Buraccioni dell'Team Eurobici di Orvieto e Stefano Sensi del Monte Fiascone con il compagno di squadra Matteo Andreoni. Nella categoria Master 1, Mirko Balducci, l'abbiamo visto già arrivare, Team Galluzzi a Questopone, guadagna la sua maglia, Emiliano Dominici è proprio lì dietro con la Ciclotec, e poi Emiliano Dominici, però mi sembra che sia della Cicli Cingolani, c'è qualche errore qui nella classifica. Terzo Alessio Cellini della Cicli Taddei e Riccardo Nicotra, MGK Viss, con Luca Boninsegni, Scott Pasquini in quinta posizione. Pulisce l'obiettivo, vedete quanto spesso lo fa il nostro Roby Sabatini. Master 2 con Vega Burzi, Cicli Taddei ha fatto davvero l'endplay oggi. Christian Fabbri, Team Passion Fighting secondo. E poi abbiamo Marco Minucci, vero club Cicli Cingolani, con Daniele Rossi del team RP-FRP. Bravo, sono contento. Bravo. Stampi, Super gamba, finisci i lavori. dai, bravo. Andata bene? Sì, niente, la condizione sapevo, cioè in partenza, che non era quella che mi avrebbe permesso di lottare per la vittoria. Ho lottato tutta la gara a denti stretti, però già arrivare terzi e poi con Pirazzoli, che sono sincero, mi ha tirato tutta la gara. Però quando siamo arrivati qui all'ultimo chilometro, ho detto, per la terza posizione qui a Orvieto devo stringere i denti. E ho fatto terzo io, quarto Mirko. Anche se sono sincero, sarebbe meritato lui la terza posizione, perché veramente ha tirato tutta la gara. Io sono rientrato in discesa. Yeah, it was okay, a little bit muddy. And Casa Grande was just too strong. He was like a train. So in the Yeah, maybe you're after 10 kilometers, 15 kilometers. He just went slowly away. Couldn't stay. C'è provato in tutti i modi. Boh, io ho fatto la mia gara, ho fatto il mio allenamento, ero qua con i miei giovani. Obiettivamente ho visto che c'era chi era più forte, quindi non ho forzato, ho fatto il mio passo regolare. Siamo arrivati vicini anche a prendere il secondo, poi. Per cui è comunque andata bene. Arrivano tutti dunque al traguardo con le interviste. Ovviamente siamo nella chiusura di quelle che sono le maglie. Master 3 per l'assegnazione di Francesco Casagrande, Cicli Taddei vincitore assoluto. Secondo è Antonio Bendini Mainardi del Tosco Romagnola e poi Luca Costinelli della Petrignano che è terzo davanti a Luca Chiodi del Centro Italia Bike, Cicli Montanini. Master 4 con la maglia di Giancarlo Paperini, Scott NV Sport davanti a Zeferino Grassi, suo compagno di squadra, Piero Pellegrini del team Hersh Amici di Annabella e poi Massimo Ubaldini che è quarto team Eurobici davanti a Marco Gorietti e Mirko Cetra della Petrignano. Poi nella categoria Master 5 Sandro Birocchi è l'unico degli Umbri che guadagna una maglia, MTB Club Spoleto davanti a Mario Moschetti del Parlesca Racing Bike e poi Giampiero Saraga del Udace Team Bike. E beh, qui mi pare che nella categoria Master 5 potremmo raccontarcela. Master 6 invece Jacques Laouis del team Massa Martana, fa piacere che vinca lui, è un appassionato incredibile del mondo della bicicletta. Gianfranco Risciaio, ciclismo Terontola, è secondo. Piero Angeletti del team bike Miranda in terza posizione. E qui siamo alla porchettazione con i vini, che vedete del Rupestro, che sono vini meravigliosi, con il sugo di cinghiale, le mezze penne che sono la morte sua, un sugo di cinghiale fatto 80 kg, fatto dal papà di Alessandro Ricci per sfamare tutti, indipendentemente da coloro che hanno corso e coloro che sono semplici appassionati che vengono ad accompagnare. Da mangiare per tutti sotto questa grande tensostruttura allestita grazie alla collaborazione della Procid di Orvieto, e credo che possa essere davvero questa una grande soddisfazione. La Vanessa Casati fa anche la torta.
400 appassionati, 400 persone che comunque hanno saputo apprezzare, e magari lo hanno fatto anche in passato, l'ospitalità del gruppo sportivo Aerobici, del team Aerobici, l'ospitalità, l'organizzazione, l'accoglienza che comunque si preoccupa sia per la sicurezza che per la qualità del percorso, che per l'aspetto tecnico, e non ultimo quello ricettivo, con un passaparte aperto a tutti, con alla fine della la gara comunque con il rifocillarsi per tutti, con un posto dove poter lavare tranquillamente le proprie bici, dove farsi una doccia. Un'organizzazione, devo dire, perfetta. Devo fare i complimenti ad Alessandro, a Sara, a tutti i collaboratori, perché veramente nel fare queste cose ci mettono il cuore, e il cuore messo insieme a tanta passione, a tanta voglia di far bene, ci ha portato i risultati che poi abbiamo visto oggi nonostante il maltempo. Devo dire anche che se la federazione ha pensato di assegnarci il Gran Prix d'inverno e si è pensato anche di assegnarlo al gruppo sportivo Aerobici, un motivo c'è. Devo dire che questo motivo ci spinge a essere ottimisti anche per il futuro, anche per altri più ambiziosi traguardi. Quindi l'Umbria Marathon, nonostante il maltempo, nonostante le difficoltà, parte veramente alla grande, parte con il botto, parte come, con un risultato che è un buon auspicio sicuramente anche per il futuro. Diciamo che siamo stati un pochino sfortunati, viste le condizioni atmosferiche. Se eravamo riusciti a pulire tutto il percorso con la neve, a sciogliere il ghiaccio, ma strade quasi asciutte, poi questa notte ha piovuto oltre 4 ore e si è creato abbastanza fango. Comunque siamo molto contenti perché nonostante le condizioni atmosferiche abbiamo fatto oltre 400 persone, è stato un bel gruppo che ha lavorato tutte queste 2 settimane per spalare il ghiaccio, hanno fatto veramente un lavoro grande, ringraziamo le istituzioni che ci hanno aiutato, che hanno sempre il loro supporto, un ringraziamento speciale alla Protezione Civile che ci ha permesso di allestire il pasta party con quella splendida densa struttura. E che dire, niente, abbiamo iniziato l'Umbria Marathon, una stagione finalmente iniziata, e in bocca al lupo a tutti e speriamo bene. Pensavi che fosse stata più dura combattere con loro oppure... Avversari, tutto il rispetto, c'era Mirko Balducci che ha vinto gli anni passati, poi lui inizio stagione va sempre forte, poi l'ex professionista della Cingolani, ora non mi viene il nome, quindi il campo di partenti era buono, diciamo. Io ho imposto il mio ritmo sin dall'inizio, vedendo dove potevo arrivare, insomma, ho vinto. Beh, decisamente il tempo non è stato favorevole con l'organizzazione di questa gara. Un ringraziamento particolare va a tutti i ragazzi che durante questa settimana hanno aiutato a spalare letteralmente la neve del percorso. Nonostante le condizioni atmosferiche avverse, penso che ci possiamo ritenere soddisfatti di un'affluenza così numerosa e del calore dimostrato dagli atleti che fortemente hanno voluto essere presenti alla prima gara dell'Umbria Marathon. Ci auguriamo che la loro presenza possa onorare tutte le altre 4 gare che rimangono e soprattutto i campionati italiani del 4 marzo che verranno sempre organizzati nella stessa location. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che ci hanno aiutato e alla federazione che come sempre ci supporta e ci sta vicino per l'organizzazione di simili eventi. E concludiamo con la rassegna finale delle maglie. Alessandro Ricci con Sergio Terrizzi, responsabile di quello che è il settore fuoristrada, poi vedete Casagrande, vincitore assoluto, Burzi Vega, c'è il nostro campione del mondo Mirko Balducci, la sfilata per ricordare le nuove maglie, bellissime devo dire le nuove maglie della Umbria Marathon, ci si vede come abbiamo detto l'11 di marzo per la seconda prova. Intanto lui guadagna 13 punti con un bastone, con un ramo che si infila nelle sue cosce, terribile.